Come usare i LUT per migliorare la qualità della nostra immagine per applicare una color correction che sia semplice da fare e costante in qualsiasi software. I LUT sono supportati in OBS Studio, DaVinci Resolve, qualsiasi software, insomma, per fare live streaming, per andare a modificare i nostri video, qualsiasi software di video editing. E allora vediamo insieme che cosa sono i LUT, come crearli, come andare a creare quindi una color correction che sia facile da applicare e come andare ad applicare queste modifiche al colore, queste modifiche all'immagine in DaVinci Resolve e OBS Studio. Li prendiamo un pochino come esempi, lascio a voi l'esplorazione di tutti gli altri software. E allora, senza troppi fronzoli, trizia.ml è il mio sito web, lì trovate tutto ciò che mi riguarda. E a questo punto direi di iniziare. E allora, prima di buttarci a tutti gli effetti nella creazione di un LUT, a volte un po' di teoria ci vuole. E sì, perché va bene tutto, ma che cos'è un LUT? Che cos'è e soprattutto perché può essere interessante da usare come, tra virgolette, color correction? Bene, i LUT sono delle lookup table, sono fondamentalmente delle tavole di consultazione colore, mi pare si chiamino così in italiano, ora non vorrei sbagliarmi. Fondamentalmente sono una tabella a tutti gli effetti, è come se fosse una cartella del nostro computer contenente dei file. In questo caso il LUT è la cartella e contiene delle informazioni sulla color correction. Quindi noi all'interno di un LUT possiamo dirgli rendimi l'immagine in bianco e nero, cambiami i colori, fammi una modifica sul rosso, che ne so, rendimelo più acceso o meno acceso. Insomma, un LUT è un file che contiene una color correction in questo caso. Ora vi linko la pagina di Wikipedia, ma comunque vedrete che alla fine è molto molto semplice andare a capire cosa sono i LUT. Fondamentalmente è una color correction esportata come file. Quindi non è come un progetto di Photoshop a cui noi applichiamo una color correction, quindi prendiamo, importiamo un'immagine, color correction ed esportiamo. No, attenzione, questo è un file che non può essere modificato, quindi non possiamo andare a modificare i vari parametri della color correction. È un file che noi prendiamo, applichiamo, appoggiamo sopra a un altro file, che sia su OBS Studio, che sia su DaVinci Resolve, su Shotcut, su GIMP, da qualsiasi parte. Prendiamo questo file, lo appoggiamo, letteralmente lo inseriamo sopra al resto e va a fare qualche modifica per quanto riguarda la correzione del colore. Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque ve lo ripeto, trovate questa pagina linkata. E allora, a tutti gli effetti, io cosa ho fatto? Per andare a fare questo video ho preso in prestito un'immagine di un fotografo molto bravo, nonché collega, Alessio Furlan, molto molto bravo, molte foto disponibili su Unsplash gratuitamente, vi linko anche il suo profilo già che ci siamo, se vi può interessare. E poi cosa ho fatto? Ho deciso di farvi questo video su un software gratuito, allo stesso tempo professionale, per fare foto editing, perché i LUT li dobbiamo creare con un software per andare a modificare le nostre foto. E visto che Photoshop è a pagamento ed è comunque un pochino complicato da utilizzare, ho deciso di farvi vedere Affinity Photo, che è un software che uso ormai da qualche mese per andare a creare le copertine dei video, per fare tutto quel poco che devo fare di photo editing. Bene, funziona molto molto bene, abbiamo una prova gratuita di 90 giorni, quindi abbiamo un sacco di tempo per creare tutti i LUT che vogliamo, e allora scaricatevi questo software. In alternativa si può anche fare con GIMP, con qualche complicazione in più. Qui trovate un video, vi linko anche questo contenuto proprio per non farci mancare nulla. Insomma, comunque trovate tutte le risorse anche per altri strumenti in rete. E a questo punto buttiamoci sulla creazione di un LUT. Quindi vediamo un pochino come creare questo file che è a tutti gli effetti una color correction. Eccoci in Affinity Photo. Vedrete, è molto semplice da usare, ma ora vi spiego qualcosina. Ho importato, vi dicevo, la foto di Alessio Furlan, o Furlan, non so ancora come si pronunci. Bene, l'ho importata e a questo punto possiamo iniziare con la nostra color correction. Ora, disclaimer, io non sono un colorist, si dice, non lo so. Non so molto bene come funziona la color correction. In questo video non vi insegno a fare color correction, non sono per niente esperto, vi insegno soltanto a usare i LUT. Quindi, per usare la color correction in Affinity Photo dobbiamo andare qui dove c'è scritto regolazioni, in questo menu. Ci clicchiamo molto semplicemente e qui
si offrono una serie di possibilità, diciamo così, per andare ad applicare una correzione del colore. In questo caso ipotizziamo di applicare un bilanciamento colore, ok? Ci clicchiamo semplicemente e a questo punto andiamo con queste manopoline a gestire i vari colori, quindi possiamo decidere di avere più ciano oppure più rosso nella nostra immagine, più magenta o più verde e infine più giallo o più blu. Ora, in questo caso andiamo totalmente a gusti personali, perché io vi dicevo non sono molto bravo con la color correction. E allora facciamo così, qui ci portiamo un pochino più sul magenta senza esagerare e qui magari compensiamo aggiungendo un minimo di blu. Sì, sì, dai, mi soddisfo. Vediamo un pochino, questa è l'immagine di partenza e questa è l'immagine modificata. Stiamo facendo una cosa veramente tamarra, ma in questo caso è soltanto per avere un metro di paragone. Ipotizziamo anche di lavorare un pochino sull'esposizione. Andiamo a diminuirla leggermente, non so perché, ma Federico l'immagine un pochino scure. Per esempio, no, magari non così tanto. Ipotizziamo un 0,5, meno 0,5. Ok, mi soddisfa. Che cos'altro possiamo fare? Sempre all'interno delle regolazioni possiamo anche andare a modificare le ombre, le luci, le curve. Ecco, dai, applichiamo una modifica sulle curve, che non fa mai male. Quindi curve. E andiamo a questo punto a dirgli di scurircela un minimo. Sì, guardate, forse assume ancora più significato così. Eventualmente proviamo anche a fare una cosa di questo genere per aggiungere un minimo di contrasto. Ora qui stiamo facendo una cosa del tutto a caso, senza nessuna spiegazione. Voi dovrete saper padroneggiare questi strumenti per riuscire a tirar fuori qualcosa di decente, non una schifezza come sto facendo io. Ipotizziamo che questa color correction ci vada bene e ipotizziamo a questo punto di voler applicarla alla nostra webcam in OBS Studio oppure a un video che abbiamo registrato in DaVinci Resolve, ok? Facciamo questi due test. Anzi, in OBS Studio non useremo una webcam, ma useremo proprio questa immagine di Alessio. Ora, per poter applicare un LUT con serenità dovete prima aver fatto delle prove, quindi non potete creare un LUT alla cieca con Affinity Photo e poi sperare che vada bene anche con altri elementi del nostro OBS Studio o del nostro DaVinci Resolve. In questo caso lo facciamo perché io non ho fatto nessun test, ma si tratta di una cosa prettamente didattica. E allora andiamo ad esportare il file LUT, quindi andiamo ad esportare questa color correction. Il file LUT è un modello, quindi vediamo a tutti gli effetti come esportare il modello, tra virgolette, ovvero il LUT. Ora stiamo semplificando. Ecco, una cosa che faccio di solito è andare a togliere l'immagine originale. Non so se cambi molto, ma io lo faccio comunque, non fa mai male. In questo caso non vediamo più nulla, non vediamo più nessun effetto della nostra color correction. Perché? Perché semplicemente non abbiamo un'immagine su cui applicare queste correzioni. Quindi non vi preoccupate, non abbiamo perso tutto. E a questo punto andiamo in file, ora vi ripeto, qui siamo su Affinity Photo, e qui sotto, guardate cosa c'è dopo esporta, abbiamo proprio lui, esporta LUT. In questa maniera noi possiamo andare ad esportare un file, in questo caso in formato .cube, va benissimo, in formato .cube vi dicevo, che conterrà tutte le informazioni sulla color correction create con Affinity Photo. Quindi tutti questi livelli verranno salvati all'interno del file .cube. Il file cube è quello universale, di solito tutti quanti prendono il file cube, OBS Studio, DaVinci Resolve, GIMP, Shotcut, tutti. Quindi esportatevelo in cube e andrà benissimo per qualsiasi software voi vogliate utilizzare. Nel caso in cui abbiate qualche esigenza particolare di usare altri formati, che ne so, magari qualcuno vi chiede il file .look, magari se avete programmi avanzati potrebbe esservi utile, eventualmente esportatevi anche quello. In questo caso andiamo di cube e lo chiamiamo color correction tamarra. Molto bene. Ok, ci siamo. Eventualmente andiamo ad aumentare la qualità. In questo caso la porto al massimo, così da avere un'immagine con una qualità alta, diciamo. No, chiedo scusa, una color correction con una qualità alta. Proviamo a vedere questa immagine di anteprima di questo simpatico gattino e vediamo come va con la color correction applicata. Riproviamo ad applicare un attimino l'immagine di Alessio. Dov'è? È questa. Vediamola.
diamogli qualche istante e vedete che abbiamo lo stesso identico risultato che avevamo prima andando ad importarla con il livello. In questa maniera ci rendiamo conto che ha funzionato tutto. Quindi noi vediamo lo stesso identico risultato che avremmo ottenuto inserendo questa immagine in Affinity Photo, creando questi livelli ed esportandola. Questo vuol dire che il nostro file .cube che stiamo per esportare sotto forma di LUT ha tutte le informazioni sulla color correction. Siamo pronti per fare clic sul tasto esporta, scegliere dove esportarlo, color correction tamarra.cube sul desktop, molto bene. Eventualmente da qui non possiamo scegliere nessun altro file perché avremmo dovuto farlo prima da qui, dal formato in Affinity. Andiamo a fare clic semplicemente su salva, molto bene. In questo momento possiamo chiudere, diamogli qualche istante, molto bene, avete visto che si è chiuso da solo appena finito l'esportazione, abbassiamo tutto ed ecco che abbiamo il nostro file colorcorrectiontamarra.cube, molto bene. A questo punto che cosa andiamo a fare? Ho troppi programmi aperti, siamo su Affinity Photo, abbiamo esportato il nostro file LUT e vediamo prima di tutto come importarlo all'interno di OBS Studio. Apriamo il nostro OBS. Vediamo qual è, penso sia questo, sì, eccolo qui. Questo è il nostro caro e amato OBS Studio, sul quale trovate una miriade di tutorial nel caso in cui vogliate approfondire. Ok, molto bene. Importiamo la nostra immagine, semplicemente trascinandola con un drag and drop. In questo caso ha una risoluzione altissimissimissima, quindi andiamo a ridurne le dimensioni. Volendo si può fare tasto destro trasforma, ma in questo caso non lo faremo. Molto bene, ci siamo. Questa è la nostra immagine. Andiamo in questo caso ad ingrandirla in maniera tale che sbordi dal nostro schermo. Direi che così va più che bene. Ora Alessio sicuramente si arrabbierebbe perché ho tagliato il cielo, che è importante, ma Alessio, se stai guardando questo video, non sono per niente esperto. Sono solo esperto di OBS Studio. E allora importiamo la nostra immagine. Andiamo nei filtri e per importare un file LUT, o meglio per applicare la color correction proveniente da un LUT in OBS Studio, applichiamo un filtro degli effetti alla nostra immagine e andiamo a prenderci un applica LUT. Eccolo qui, è il primo, applica LUT, ok, percorso, andiamo sul desktop, vedete che vi faccio notare che OBS Studio ha già dei LUT predefiniti. Questi sono molto molto interessanti nel caso in cui vogliate andare a fare qualcosa di un pochino carino con dei LUT già creati dagli sviluppatori di OBS. Per esempio è molto bello, vediamo se lo trovo. Ora non ci giurerei, ma forse qual era? Non me lo ricordo, forse era il Posterize. No, non è vero. Insomma, c'era un LUT molto carino in OBS Studio, forse era il Grayscale, vediamo se è vero. No, vabbè, lasciamo stare. Insomma, andiamo a cercare il nostro LUT, quindi desktop, colorcorrectiontamarra.cube, doppio clic, oppure un clic e poi tasto apri. Ed ecco che avremo... Cosa è successo? Forse ci ha preso il doppio LUT. Vediamo, ah no, eccolo, 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 calma, 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 ce l'abbiamo fatta. Ci ha applicato il nostro LUT. E avete visto che abbiamo ora tutti gli effetti una color correction. Guardate un piccolo prima e dopo. Prima, senza color, con la color applicata. Questo è il funzionamento del file cube, quindi ci consente fondamentalmente di andare a creare una color correction, un template, diciamo così, da color correction da poi applicare a qualsiasi immagine. Questa cosa è molto molto interessante. E allora, dopo aver visto come fare questa cosa con OBS Studio, portiamo anche un esempio con un software di video editing, perché vediamo come farlo con il nostro DaVinci Resolve. Eccolo qui il nostro DaVinci. Io ho già un progetto tutorial LUT con l'immagine solita già importata. Abbiamo un milione di modi per farlo in questo momento. Io vi mostrerò il modo più semplice e lascerò alla vostra fantasia la ricerca di altri metodi. Cosa possiamo fare? Possiamo andare nella sezione Color di DaVinci Resolve, selezionando chiaramente la clip. Andiamo in Color e a questo punto facciamo un attimo così ripartiamo da capo. Molto bene, quindi dicevo, selezioniamo la nostra clip. Ora ho ripristinato l'interfaccia. Clip selezionata, pannello color, quindi color correction,
Questa è l'interfaccia che vedrete appena aprirete DaVinci Resolve lato Color Correction, quindi pannello Color. Trovate anche un video molto breve, veramente un corso in 15 minuti che vi parla di come applicare una semplice Color Correction, ve lo linko anche questo nel caso in cui siate interessati a fare questa cosa. E per andare ad importare il nostro file .cube dobbiamo fare una procedura un pochino più lunga rispetto ad OBS Studio, perché dobbiamo andare prima di tutto qui sotto, vedete, dove c'è questa rotella delle impostazioni di DaVinci Resolve. E allora ci clicchiamo, apriamo in questo caso le impostazioni del progetto. Attenzione, voi sarete all'interno dei preset. Andate fino a Color Management e qui fate clic su Open LUT Folder. In questo momento, se Windows vi ci porta, eccolo qui, si starà aprendo la cartella di DaVinci Resolve contenente tutti i LUT. Ora, perché io qui ho già un sacco di file? Perché semplicemente in questo caso, chiudiamo un attimo questo pannello che non ci serve più, perché DaVinci Resolve, essendo un software molto professionale, molto ricco di funzionalità e di potenzialità, oserei dire, abbiamo già qui un pannello LUTs, penso si pronunci LUT adesso che me lo fate ricordare, e abbiamo già una serie di LUT incredibilmente fighi, veramente molto molto belli, uno più bello dell'altro, e che funzionano molto molto bene anche direttamente predefiniti, insomma, senza modificarci nulla. Nel caso in cui poi si voglia inserire un LUT proprio, si apre questa cartella, cosa che vi ho già fatto vedere, si prende il nostro bel LUT, eccolo qui, e lo si trascina dentro, semplicemente spostandolo, tacchete, e abbiamo inserito il nostro LUT colorcorrectiontamarra.cube. Ora, se non mi sbaglio, bisogna andare a riavviare DaVinci Resolve per fare questa cosa, ed eventualmente... qui vedo che abbiamo soltanto file iLUT oppure OLUT, quindi da quelle che sono le mie prove prende anche i .cube, ma nel caso in cui non vi dovesse funzionare per un qualsiasi motivo, all'interno di Affinity Photo vi esportate anche il file in formato, in quell'altro, non mi ricordo più come si chiamava, in formato 3DL oppure LUC, nel caso in cui ve lo richieda DaVinci. Ora, in questo caso, proprio per fare un test, andiamo ad inserire un qualsiasi LUT, per esempio questo è molto carino, con un semplice doppio clic l'abbiamo applicato al nodo in questo caso, e ora vediamo se si carica. Ora, con i dovuti tempi che impiega DaVinci Resolve, si dovrebbe caricare il mio LUT, vediamo se è vero. Eccolo, questo è il LUT finale, quindi questo Sintel Negative 2 Linear. E questo è il risultato, molto molto carino, e a questo punto in edit avremo la nostra color correction applicata tramite LUT. E questo è quanto, spero abbiate apprezzato questo contenuto sui LUT, sicuramente molto interessante, consente di fare un sacco di cose questa cosa dei LUT, veramente molto molto carina. Ci consente di andare a fare questa cosa durante una live con OBS Studio, in post produzione, con DaVinci Resolve, magari modificando un'immagine sempre con la stessa color, con Photoshop, insomma ci dà veramente tanta tanta flessibilità che non fa mai male avere. E allora io vi ringrazio, su Telegram trovate il mio canale chiocciola Tutorial Express per link, contenuti extra, risorse esclusive, news, aggiornamenti e cose che non pubblico qui su YouTube. Per tutto il resto trizza.ml, ve l'ho già detto, e lì trovate tutto, anche Instagram, neonato profilo @tutorial.express, strategia, produttività, lì trovate questi contenuti. Grazie mille per aver seguito il video fino a qui, un abbraccio fortissimo e un appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!